Bentornati sul canale 011 Crio, il canale dedicato alla crioterapia. Oggi andiamo a parlare di un tema sempre molto importante. Questa volta non ci concentriamo sugli effetti benefici della crioterapia dal punto di vista fisico, ma anche su quelli psicologici. Lo faremo grazie anche alla consulenza della dottoressa Sara Vitrotti, psicologa e psicoterapeuta. Andiamo a sentirla. E allora torniamo come abbiamo promesso con Sara Vitrotti, è un piacere averti qui con noi in trasmissione. È un piacere mio, grazie dell'invito. Ti ho presentato all'inizio come giustamente dottoressa, psicologa e psicoterapeuta. Sono andato a sbirciare sul tuo profilo LinkedIn, no? E ho letto questa citazione che è molto bella. Ogni cosa può essere diversa da cosa appare. E mi ha incuriosito, che cosa vuol dire? Diciamo che effettivamente la realtà non è una sola e quindi mi piace molto quella citazione che è di un mio maestro Adler, non ho avuto la fortuna di conoscere perché è di un'altra epoca, però lui sosteneva appunto che ognuno di noi, essendo unico e irripetibile, vede la realtà a modo proprio, secondo anche la sua storia, le sue esperienze. Sì, è molto, molto interessante. E tu stai vivendo una storia, un'esperienza con la crioterapia, se non sbaglio, per collegarmi. Sì, assolutamente sì, anche se è appena iniziata. Sì, diciamolo. Sì, è all'inizio, però sono molto motivata e propensa nel continuare. Perché ero un po' scettica all'inizio, ma io sono scettica in generale nella vita. Per lavoro o per la vita, insomma, come caratteristica? Entrambi, diciamo che sono scettica a 360 gradi, però poi mi ricredo molto volentieri e la crioterapia è stata una di queste occasioni in cui mi sono ricreduta e sono contenta di essermi sperimentata, ecco così. Senti, ti sei ricreduta perché? Spiegaci, che cosa è successo? No, leggevo tutta una serie di benefici corporei, mentali, ho detto possibile che 3 minuti al freddo possano avere tutti questi benefici, no? Io che magari da psicologa, psicoterapeuta per avere dei benefici dall'altra parte lavoro magari un anno di psicoterapia e ovviamente non voglio paragonare le cose, però sì, su di me devo dire che hanno avuto benefici corporei nella mia situazione specifica, perché soffro di dolori eccetera, però poi anche psicologici, posso dirlo assolutamente. Senti, allora tu ce lo puoi spiegare un po' meglio, no? Perché sei del settore, quindi puoi far capire ai nostri telespettatori, al di là del benessere fisico, no? Che abbiamo già raccontato, cioè, ma il benessere psicologico, ecco, come lo riassumeresti in sostanza? Ma io brevemente direi che quando effettivamente il nostro corpo viene esposto a un consistente sbalzo termico, come nella crioterapia, succede qualcosa nel nostro cervello, perché il nostro cervello inizia a inoltrare tutta una serie di input volti proprio al contrastare l'azione del freddo e si attivano tutta una serie di benefiche risposte fisiologiche. Quando ritorniamo poi a una situazione iniziale, quindi a una temperatura ambiente, a una temperatura normale, mi viene da dire, il corpo in quel momento si riadatta alla situazione, il cervello rimanda tutta una serie di input e attiva delle procedure di normalizzazione volte appunto a un ripristino della normalità. Durante questo processo di adattamento del corpo, quindi, il cervello è molto attivo e vengono rilasciate delle sostanze, parecchie sostanze, ma ne nominerei in particolare due, che sono le endorfine e la serotonina. Queste due sostanze influiscono in maniera positiva sul nostro benessere psicologico e mentale. E infatti le endorfine sono sostanze chimiche rilasciate dal nostro cervello che diciamo sono quelle che vengono rilasciate anche in seguito a una discreta attività fisica, ma anche quando per esempio mangiamo delle cose buone tipo il cioccolato, tipo un piatto di carbonara, avvertiamo un senso di benessere perché vengono rilasciate le endorfine.
E il fatto che queste vengano rilasciate senza introdurre calorie è già un beneficio di per sé. Comunque, scherzi a parte, le endorfine ovviamente hanno una forte capacità non soltanto di alleviare il dolore, ma anche proprio di contrastare lo stress, per esempio, e di indurre uno stato di benessere psicologico e uno stato anche di euforia che permane poi nel tempo. E, la serotonina, anche nominavo prima, Sì. è un neurotrasmettitore e si è guadagnata la nomea di ormone della felicità. Questo perché effettivamente quando viene rilasciata, come nel caso della crioterapia, riesce a stabilizzare un po' l'umore, riesce proprio ad avere questa funzione sul tono dell'umore. Oltre che riesce anche a regolare tutta una serie di attività biologiche, quali il ritmo sonno-veglia, o per esempio anche l'appetito, il desiderio sessuale anche. Quindi mi viene da dire, il rilascio di queste due sostanze non può che avere dei benefici sul nostro benessere mentale e psicologico. Beh, insomma, sei stata chiara e soprattutto insomma, con parole semplici abbiamo capito effettivamente insomma, i benefici. E, sicuramente insomma, è una terapia da continuare, immagino, anche per quanto ti riguarda. Assolutamente, perché poi Sì. appunto dalla teoria alla pratica c'è sempre una bella sorpresa, uno lo legge sui libri, ah sì, poi però lo provi e dici, cavoli, che bella esperienza. Va bene, allora ringraziamo Sara Vitrotti per essere stata qui con noi, è veramente stato un piacere e ci vediamo ovviamente sempre su questo canale. Grazie a voi. Grazie.